La Guardia di Finanza di Milano e Monza ha arrestato questa mattina 26 persone, 14 in carcere e 12 ai domiciliari, nell'ambito di un'inchiesta di appalti truccati e tangenti a politici ed amministratori locali. L'operazione si è svolta tra Lombardia, Piemonte, Lazio e Puglia. Tra le persone coinvolte anche un sindaco del Milanese e tre assessori, sequestrati beni per 14 milioni di euro. Infortunio mortale a Ronco in provincia di Varese, un operaio di 44 anni è caduto da oltre 6 metri di altezza mentre si trovava su una impalcatura. È morto prima del trasporto in ospedale. Lo hanno trovato due passanti immerso in pochi centimetri d'acqua nel lago di Montorfano. L'uomo è un 68enne di Fino Mornasco, scomparso da casa da lunedì. Ora si sta indagando se l'uomo sia caduto accidentalmente o si tratti di un suicidio. È stata presentata ufficialmente a Milano la società Explora. In un convegno a Palazzo Turati, il presidente della nuova realtà, Giuliano Noci, ha illustrato agli operatori presenti le finalità di Explora. Creata dalla Regione Lombardia in collaborazione con la Camera di Commercio e la società Expo, la nuova società intende sviluppare le potenzialità turistiche della nostra regione prima e dopo l'esposizione universale del 2015. Incidente questa mattina a Casnigo in Val Seriana, un fuoristrada condotto da un sessantenne finito contro un camion guidato da un comasco. Il sessantenne è ora grave in ospedale. Un operaio di 33 anni di Treviglio è finito in manette per resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale. L'uomo, in preda ai fumi dell'alcol, si era barricato in casa con i suoi due figli di 3 e 4 anni dopo aver cacciato di casa la moglie. Ancora una esibizione d'eccellenza per il coro e l'orchestra del Collegium Vocale di Crema. Nella chiesa di San Francesco a Lodi, il sodalizio guidato da Giampiero Innocente ha strappato gli applausi al numeroso pubblico che ha raccolto l'invito dell'associazione culturale Monsignor Luciano Quartieri. Coro ed orchestra hanno eseguito la messa breve di Haydn e le litanie di Mozart, uno dei capolavori del compositore austriaco. Chiede un prestito in banca a favore della moglie, gli viene negato ed allora dà fuoco alla filiale. È accaduto questa mattina in via Gambara a Brescia. Protagonista un 69enne di origini campane, è piantonato in ospedale. È stato bloccato a Brugherio dai carabinieri di San Donato Milanese il pregiudicato di 66 anni che, armato di coltello, si è fatto consegnare le chiavi dell'auto da un uomo in Viale Europa a Crema. È in carcere a Monza. Sono state molte le donne lodigiane che non si sono volute perdere la sfilata di moda organizzata alla Coldana dalla boutique Klaxon con l'apporto di Stephen Design. Per un paio d'ore le modelle invitate per l'occasione hanno indossato i modelli più originali della collezione inverno di alcune note case italiane e straniere. Si va da Marella Taviani, da Terre a Caractère a Bayeux. Cappotti, abiti da sera e da cerimonia sono stati al centro dell'attenzione delle donne che hanno gremito la Coldana. Nuova operazione antidroga nel Milanese. I carabinieri di Rho hanno sequestrato ben 85 kg di hashish ad un 47enne di Senago. Parte della droga, 25 kg, è stata sequestrata mentre un autotrasportatore marocchino di 36 anni la cedeva al milanese. L'altra è stata trovata nell'abitazione dell'uomo. Un uomo di 30 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente a Settala. Era in sella ad una moto quando, per cause ancora in via di accertamento, si è scontrato con un'auto. È in gravi condizioni al San Raffaele di Milano.
La città di Crema si stringe attorno all'Abio, l'associazione dei bambini in ospedale. Sabato sera al San Domenico è in programma il gran concerto di Natale proprio a favore dell'Abio. È stato organizzato dal gruppo Olimpia con la collaborazione dell'associazione Il Trillo. Di scena l'orchestra di fiati di Crema diretta da Davide Pedrazzini. Un 24enne è finito in un fosso con la sua utilitaria ed è stato trasportato al pronto soccorso di Codogno. È accaduto a Casal Pusterlengo sulla 234, mentre sulla zona gravava una forte nebbia. Tre romeni residenti a Cremona di 19, 29 e 31 anni sono stati denunciati per tentato borseggio all'interno di un noto centro commerciale cittadino. I tre sono stati notati mentre cercavano di rubare il portafoglio ad un cliente ed hanno cercato poi di fuggire, ma sono stati presi. Un 35enne della provincia di Catania è stato denunciato per stalking dai carabinieri di Vescovato. L'uomo voleva costringere l'ex fidanzata del paese a tornare con lui con comportamenti persecutori.